Fratelli rossoneri, amici arrivati di YouTube, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti amici. Appena finito la live, abbiamo fatto un tre quarti d'ora, veloci, volevo salutarvi. Ringraziamo i donatori, il Senni, Senad, da Zurigo, sezione di Zurigo. Ciao cucciolotto mio. Samuelino che si era abbonato per 6 mesi ancora, da 6 mesi scusate abbonato da sezione di Vigevano. E George Milo. Anche lui da Zurigo, cuginastro, quindi George, il Samu e Senad, grazie a tutti voi tre ragazzi per l'aiuto che date a Rasta. Due argomenti ragazzi, ho due argomenti per affrontare questo video. Primo argomento, facciamo così almeno state anche più in cosa. Iniziamo col primo, che è un attimino che è quello più tranquillo, diciamo. Ma molti mi hanno detto, Dario, è una cosa triste che una squadra di metà classifica di Premier, praticamente possa addirittura avere più soldi della squadra che è arrivata prima in campionato di Serie A, una cosa che non è colpa di nessuno, però è una cosa che veramente rimane, cioè rimaniamo un pochettino basiti, che hanno questo, in Inghilterra c'hanno tutto questo potere economico superiore al nostro, una cosa che lascia basiti, perché lì si offre, per dire, 40 milioni, poi normale, Newcastle che offre 45 milioni per 40-45 milioni per quell'altro, questi qua offrono 40 milioni per Lega 3, cioè squadre che o si devono salvare, sono di metà classifica, hanno più potere della prima. Era in Italia, ma cominciano anche più potere del Milan e dell'Inter stessa. Già la Juve, è naturale risparmio che la Juve è indebitata fino all'osso. Comunque fa veramente pensare che veramente in Italia comunque sia ormai a livello economico siamo molto ma molto indietro. Ci vogliono gli stati di proprietà, cominciano tutti quelli in Inghilterra. E lascia pensare questo che siamo veramente in un periodo di grossa difficoltà. Questo è il primo argomento. Io per Decathlon, sto cazzo di Dybala, se arriva è normale che lo tiferò, però a me non mi convince Dybala. Poi i juventini, io sono scaramantico, portano una sfiga che la metà basta, cioè dopo Caldara, dopo Higuain, non c'è due senza il 3, il 4 in da sé, e dopo Merducci, scusatemi, ho sbagliato a parlare, sinceramente, veramente non, insomma, non mi fiderei mai a prendere un altro gobbo, ma nella maniera più assoluta proprio non mi fiderei mai a prendere un altro gobbo. Detto questo, ragazzi, io veramente non vedo l'ora che veramente chiudiamo qualche acquisto. Per me ce ne vogliono 3 ancora, non di più. Renato, Deca e Ziyech sono i 3 che veramente lì davanti, con 3 piloni davanti, come Leao, come Ziyech, come Deca, con davanti con Origi, secondo me veramente quest'anno facciamo un salto di qualità, ma veramente lo facciamo veramente tanto, perché cambiare comunque sia, tuo rispetto per Olli, per amore di Dio, però quei 3 davanti lì insieme a Leao, secondo me veramente crei nelle difese avversarie, che crei veramente tanti ma tanti problemi. Già Leao è uno spettacolo vederlo. Ho saputo che Brian Diaz, come Leao che ha fatto l'anno scorso, si sta allenando col preparatore personale perché vuole fare una grande stagione. Questa cosa mi fa molto piacere, anche perché Brahim deve anche rendersi conto che Adli già ha strabiliato Pioli in allenamento, perché poi ha detto che si è visto veramente Adli e fa, non mi aspettavo che era così forte. Ed è una cosa che mi fa molto piacere, perché magari il 10 ce l'abbiamo già in casa. Brahim deve capire una cosa, che se il Brahim del primo mese e mezzo dell'anno scorso è quello che ci può dare una grossissima mano, se il Brahim degli altri 8 mesi, la stagione dura però 10 mesi, non ce ne facciamo né caldo né freddo. Cioè non fa né caldo né freddo, cioè bisogna rendersi conto che ragazzi i 7, 10 mesi devono segnare. Per forza ragazzi, in maniera più assoluta. E poi adesso arriviamo all'argomento piccante invece del video. Tutto sporco.
Ho letto un articolo che mi ha fatto veramente rabbrividire. Mi ha fatto rabbrividire. Mi ha fatto rabbrividire perché tu non puoi scrivere un articolo dicendo, oltre già che Urighi non si è ambientato con i compagni, ma scusami un attimo, è arrivato 10 minuti fa. Come fai a dire che non si è ambientato con i compagni sapendo che è appena arrivato e non conoscendo neanche, cazzo ne sai che magari è già il migliore amico di tutti, prima cosa. E già ha grossi problemi di ambientamento per il calcio italiano, che si sa che quelli che rimandano all'Inghilterra, soprattutto gli attaccanti, con difese ancora più forti comunque in Inghilterra, con un campionato che a livello tecnico-tattico è molto elevato, non è neanche paragonabile comunque al calcio italiano, perché è un campionato che è molto molto superiore proprio a livello tecnico-tattico. È molto molto superiore, quindi credo che veramente, cioè, tutto sport e il giornale più del cazzo che ci sia. La Gazzetta fa cagare, la Gazzetta fa cagare, ma tutto sport è ancora peggio, tutto sport è ancora peggio della Gazzetta, perché, cioè, per scrivere una roba del genere, ma tu come ti permetti di scrivere un articolo sostenendo una cosa che non esiste? Che cazzo ne sai te che Origi non va d'accordo con i compagni, che è arrivato da 10 minuti? Andate a vedervi questo cazzo di articolo, veramente. Ma io questo qua l'avrei arrestato. Io veramente, io questo tipo Colombo! Cioè, questo qua veramente l'avrei arrestato, l'avrei già messo in carcere. Cioè, veramente. Ma come ti permetti? Cioè, ma insomma, è diffamazione. Che cazzo vuol dire? Già infortunato che magari c'è un'infiammazione di star fuori 10 giorni, tutti già deve star fuori un mese, cose, c'è un'infiammazione, se non avesse passato le visite mediche, perché comunque sia non era idoneo per venire all'AC Milan. Ha passato le visite mediche, ha un'infiammazione di un vecchio infortunio, ok? Ma tu subito che vai lì, cazzo, che vai lì proprio a rompere il col. Ma è tu lo zaino, Danny? Denis, è tuo lo zaino? Ah, no, ci sono le bolle sopra, sotto ci sono. No, no, ci sono le bolle sotto. Cioè, andare a perculare comunque sia un giocatore appena arrivato, giusto per fare il dispetto comunque sia, perché ti sta sui coglioni l'AC Milan. Ecco, penso che questa qua sia una cosa veramente da infami, sia una cosa ridicola e sia una cosa che proprio vi brucia proprio il culo, l'ano vi brucia proprio. Ragazzi, vi dico soltanto che questa qua anche del Milan a me piace tantissimo, la trovate sempre su Bicalcio. Questa è bellissima secondo il punto di vista, come anche naturalmente l'ammaniamento del Milan, cazzo ce l'ho di sopra, le ordinate, poi vi farò vedere anche le altre, che sono soprapulite. Veramente andate con gli sconti che ci sono nuovi. Allenamento del Milan, sono uno spettacolo, perché ci sono anche allegati i pantaloncini che sono bellissimi, con quella grigia vi consiglio. Poi ci sono altri tipi di pantaloncini, prendete quei completi che sono di una bellezza infinita, ok? Detto questo, tutto sporco, io ti mando a fare in culo. Il coro che è uscito fuori del Milan è uno spettacolo. Ok, è uno spettacolo, andate a fare in culo. Un bacio, un abbraccio, ragazzi, ci sentiamo domani mattina. Cioè, ma io dico veramente, ma come si permettono? No, perché oltre ai problemi di adattamento già con i compagni, ma che cazzo scrivi? Ma sei scemo, sei? Ma che cazzo ne siete che magari non sono già andati fuori a cena a Milevo, cioè sono andati fuori sia a pranzo che a cena appena che arriva, ma che cosa stai dicendo? Poi come se il Milan c'è un brutto gruppo, perché c'è un gruppo che è molto affiatato, fra l'altro. Come ti permetti? Cioè, quello che scrivono veramente molte volte, io questo qua, io veramente, denuncia per diffamazione, subito, immediatamente. Io questo qua gli avrei tolto la licenza del giornalismo, lì come cazzo è, io veramente gli avrei tolto tutto. Cioè, se ci penso mi viene un cazzo di nervoso, mi viene, ma un cazzo di nervoso. Sto cazzo di tutto, ascolta, pensa alla tua squadra gobba di merda, col tuo bel allenatore del cazzo che c'hai, umiliato più volte da Dani, brutti mafiosi che non siete altro che
Ad anni ho dovuto andare via il miglior commentatore che ci avevamo, perché si è permesso di dire ad Allegri la sacrosanta verità. È dovuto andare via da Sky. Brutti mafiosi che non siete altro, gobbi del cazzo. Io gobbi non ne voglio. Dybala, stai pure là. Ciao a tutti. Fanculo.